Ben ritornati ragazzi, un nuovo video per il canale. Sono The Fucking Gamer e siamo qua su Geometry Dash. Dopo un po' di tempo siamo ritornati per far vedere se avete la 2.0.1, 2.001, come cacchio la volete chiamare, o anche la 2.0.0.2. Siamo qui per scoprire come si sblocca Wave Illuminati. Io ce l'ho già, però non sta se ve lo faccio scrivere. Allora, per primo dovete venire qua. Qua, dovete venire qua. Qua e futuramente qua. Dovete scrivere 8 testate, 16 testate, 30 testate, 32 testate, 46 testate e 84 e testate. Così dovrebbe uscire il Wave Illuminati che ho già io, ma vi volevo fare un po' il tutorial come che si fa. Naturalmente, visto che io ce l'ho già, verso il numero 30, quando tastate il numero 30, le scritte queste qua diventano arancioni. Quindi vi ricordo la password, ve la lascio anche in descrizione, la password 8, 16, 30, 32, 46, 84. E qua è il nostro caro Wave Illuminati. E questo era il tutorial come sbloccare il Wave Illuminati su Geometry Dash. Non ci resta anche una partita per farlo su Tier 2, che voglio finirle, sono 76% per il mio armor. Devi lasciare perdere. Naturalmente non è finito col video perché voglio far vedere anche come sbloccare questo icono. È molto semplice. Scrivete, ad esempio, dovete scrivere il vostro nome, non è importante, account o no, io non ho l'account, o account o no che avviate, scrivere il vostro nome, io l'ho già scritto, mi uscì sul secret room. Beh, per avere il secret room dovete avere almeno 10 monete di usuario, e quanto io ne ho 89, 89 me ne manca una! E sono molto 89. E ci sono altri iconi per quelli che hanno dei livelli già pubblicati, questo qua, che con 50 like a un tuo livello ti sblocchi questo corretto. Per sbloccarlo basta che vai nel livello che hai 50 like e lo sblocchi. Questo qua, vi avevo detto nello scorso video che questo qua era Night Shots, quello lì che era un bug e non funzionava. E invece adesso sì che funziona con la 2.1. Se mi esce l'altro, quell'altro, eccolo. Cat Jim Catch Tam Har. Anche questo abbiamo sbagliato, anche questo che nell'altra versione, la 2.0, non funzionava. E come avete visto in diretta, l'ho sbloccata. So, dobbiamo far diventare quelle 89 user coin. 90. Ok, ci vediamo tra poco con la 90 user coin. Oh, non ho ancora sbloccato questo uno, vediamo che. Fammi vedere questo qua. Ci vediamo quando finirò questo livello con la testa scritta. Speriamo di averlo finito con la testa scritta. Però ve lo faccio un po' vedere. Si vedrà male la visuale, però ve lo avvicino un pochino allo schermino. Ci mette tanto. A dopo! Se ci ritroviamo. Bene ragazzi, avevo cambiato livello. Mi ho preso un user coins. Aiuto! Spero di non perdere 33. Mi si sta laggando tutto. Oh, era finito. Non dovevo saltare, però l'ho presa. Oh no, è sparito. Adesso. Bene, anche così in diretta ho sbloccato un altro icono. Icono. Quello che differenza fa? Mi sembra più carino questo, guardate che faccina. Comunque c'è il Wave Illuminati, spendiamogli un colore che risalta veramente a lui.
sono quelli sui colori, vero? Oh! Che sacramento! No, 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 no! Vabbè, vi lascio qua col wave illuminati, vostro amico. Naturalmente, se vi è piaciuto, lasciate un bel like, commentate, iscrivetevi al canale. E ci vediamo alla prossima! Hasta luego, da da da! Ciao! Sì, ciao! Veramente, ciao! E vi ricordo di sapere come si sbloccano questi coni. Questo. Anche questo qua, spero che lo sappiate toccando i giocatori, certo. Comunque, alla prossima e vi ricordatevi 8, 16, 30, 32, 46 e 84 per sbloccare questo magnifico freccina illuminatissima. Eccoli qua, non so se potete vedere. Riuscite a vedere, ma sono qua 8, 16, 32, 46, 84. Eccoli. Nel quel video anche da Wave Illuminati. Alla prossima! Ricordatevi sti simboli.